Oggi siamo a buon punto, spero che gli ingegneri dirigenti di, ripeto, ANM, TACI e Comune di Napoli ci diano qualche risposta esaustiva per poter creare le condizioni di poter offrire un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico rispetto alla linea 1 che stiamo vivendo insieme i problemi con Asfisa che ce la sta chiudendo continuamente di giorno. La previsione per l'apertura della metro linea 6 fissa la data giugno 2024 con la tratta che dalla stazione Mostra fuori Grotta arriverà fino a Piazza Municipio dove si effettuerà il cambio con la linea 1. Stamattina la Commissione Mobilità del Consiglio Comunale di Napoli ha effettuato un sopralluogo nella stazione di Fuorigrotta per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, recandosi all'interno della struttura e nell'officina dove stazionano i treni in attesa di essere impiegati e di essere integrati poi con l'arrivo dei primi treni nuovi. Linea 6 in questo momento è diciamo, abbastanza avanti, anche se il responsabile diciamo, è l'ITACI per i lavori. Ci sono anche delle verifiche e prove funzionali in corso con la Sfisa e il Ministero dei Trasporti. Abbiamo visto qual è la condizione, qual è la situazione della linea 6, almeno per quanto riguarda la stazione Mostra. I fondi ci sono, i treni per quelli che ci sono questi 5 treni che possono essere messi in esercizio anche domani mattina. L'importante è che si aprano le stazioni di Arco Mirelli, Repubblica, Piazza della Repubblica e quello di Via Chiaia. Sul tema dell'infrastruttura dei trasporti il sindaco ha sempre detto che bisogna fare bene e però bisogna fare in fretta perché questa città ha bisogno di infrastrutture di trasporto, mancano. La linea 1 stiamo passando quello che stiamo passando, la linea 6 ci dovremmo essere già per il prossimo anno. Ci aspettiamo nei prossimi mesi di aprire finalmente la stazione della metropolitana della linea 1 del centro direzionale del Tribunale e quella sarà diciamo uno sfogo importante per tante persone che vengono con le auto per raggiungere il centro direzionale che è comunque il centro diciamo, della city, ormai è diventato il centro nevralgico diciamo, della città.